L'incidente più terrificante ripreso in TV. Stati Uniti, 31 ottobre 1990. Joseph Purros si considerava uno dei migliori maghi al mondo e quel giorno decise di fare qualcosa di spettacolare mai visto prima. La sua intenzione era farsi sotterrare sotto 3 metri di terra ammanettato e riuscire a risalire senza nessun tipo di aiuto. L'impresa venne trasmessa in televisione. Si fece ammanettare, si fece immobilizzare da catene spesse e infine si fece rinchiudere all'interno di una bara trasparente. Venne poi calato in una buca profonda da 2 metri e degli uomini lo coprirono con della terra. E non è tutto. Il mago pensò bene di farsi versare sopra del cemento bagnato finché all'improvviso successe qualcosa di terribile. Il cemento scese di colpo. Gli assistenti capirono che qualcosa era andato storto e si precipitarono a scavare per tirare fuori il mago, ma ormai era troppo tardi. Il mago era morto. Aveva infatti commesso un errore imperdonabile. Si sbagliò a calcolare il peso della terra e del cemento che aveva pianificato di farsi versare sopra la bara e questa si ruppe, seppellendolo vivo.